Qui siamo a Trevignano Romano, la Sarasvati House è un luogo dove facciamo concerti con dei musicisti che collaborano per delle iniziative di musica etnica, jazz e di vario genere. E questo è il nostro palco, in fondo abbiamo il lago e abbiamo fatto parecchi concerti quest'estate e cerchiamo di creare uno spazio usufruibile per i musicisti dopo questo periodo di lockdown in cui la musica è stata penalizzata. Abbiamo aperto un nuovo spazio che dà una possibilità in più di suonare musica non commerciale, soprattutto improvvisazione, sempre a un livello, diciamo, molto alto qualitativo, perché sono venuti alcuni dei musicisti jazz più rinomati come Eddie Palermo, Massimo Pirone e anche musicisti etnici come Sanjay Kansabanik alle tabla, Pesh Mantada agli strumenti persiani, Nicolò Melocchi al flauto indiano, Cora Hiro che è un musicista africano che suona la cora, insomma eccetera eccetera eccetera. Cioè, parla dell'altro quando, insomma. Sì. Vai, vai. Vado. Allora, io sono arrivato a Calcata, sono Federico Laterza, pianista e compositore. Sono arrivato a Calcata nel 1980 e c'erano pochi abitanti perché il paese era stato abbandonato, anzi, ancora non aveva l'abitabilità. Quindi c'era anche la possibilità che venisse rasa al suolo Calcata. E i primi abitanti si sono rimboccati le maniche per restaurare questo borgo antico. E tra i primi abitanti, insieme a me, ci sono dei musicisti che fanno parte, diciamo, di quel movimento musicale degli anni 70 che si è sviluppato a Roma, nell'ambito jazz, tra cui Corrado Nofri, che è fondatore della Folk Magic Band, un gruppo che ha pubblicato un disco per l'etichetta del Folk Studio di Cesaroni, che è un locale storico di Roma dove sono addirittura Bob Dylan, e Gaetano Delfini, che faceva parte sempre di questa band, insieme ad altri musicisti come Nicola Stilo, Sandro Satta, che poi hanno fatto una luminosa carriera nell'ambito jazzistico. E questa Folk Magic Band poi ha avuto una riedizione negli anni 90 e Corrado Nofri, il mio caro amico pianista, mio vicino di casa a Calcata, mi ha invitato per suonare in questa riedizione che c'è stata. E poi purtroppo Corrado si è tolto la vita a Faleria intorno all'anno 2000, penso. Però è restato di lui un ricordo molto bello perché è stato uno appunto dei musicisti che ha vissuto a Calcata, che ha creato anche un movimento di persone, tra cui alcuni musicisti anche di fama internazionale come Don Cherry, Hermeto Pascoal, brasiliano, che sono venuti a Calcata e hanno fatto delle jam session con noi. E poi, insomma, il primo periodo in cui stavo a Calcata c'erano quindi questi pochi abitanti che poi piano piano sono cresciuti sempre di più e si sono dedicati a attività alternative come artigianato oppure anche restauro degli immobili, quindi muratori, carpentieri, falegnami, scultori e anche musicisti. E con degli amici abbiamo anche aperto un jazz club che si chiamava Altro Quando, e questo Altro Quando si trovava proprio all'ingresso del paese
ed era l'antica armeria, detta anche Santa Barbara, di epoca medievale, e all'interno della quale abbiamo adibito un palco e anche un piccolo bar, e quindi era un jazz club che ha funzionato per qualche anno, in cui hanno suonato molti musicisti, jazz e non, tra cui ricordo per esempio Massimo Urbani, grande sassofonista, il più grande sassofonista italiano, che è morto nel 93, che è venuto a suonare da noi. Poi è venuto anche Danilo Rea, grande pianista, è venuto Flavio Boltro, anche Fabrizio Bosso. E c'è un episodio divertente che posso raccontare, di quando una sera stavamo facendo una jam session, abbastanza sul versante free jazz, ed era una sera, diciamo, buia e tempestosa, invernale, quindi il pubblico scarseggiava, però noi comunque imperterriti abbiamo dato il via alla serata. E a un certo punto entra un signore, e questo signore si siede, e dopo aver ordinato un porto, che era l'unico liquore che potevamo servire in quanto aveva una gradazione che rientrava nella nostra tabella di permessi per somministrazione di bevande alcoliche, ci disse che lui era l'ispettore della SIAE. Quindi noi abbiamo iniziato a sudare freddo per questa visita, diciamo, imprevista. No, sì, Fantera si chiama, Fantera, Civita Castellana. Allora siamo andati a trovare questo signor Fantera, e lui ci ha preso in simpatia, perché alla fine ci ha detto: guarda, voi basta che fate un bigliettino in cui scrivete che avete eseguito composizioni originali, e quindi non dovete corrispondere niente alla SIAE. E questa cosa io non la sapevo, in effetti è vera, nel senso che la SIAE non tutela tutti, tutela chi è iscritto alla SIAE. Quindi chi non è iscritto alla SIAE non deve pagare un servizio di cui non usufruisce. E questa cosa ci ha consentito poi alla fine di sopravvivere, perché ovviamente pagare la SIAE per tutti i locali piccoli è una cosa molto difficile, che non consente poi anche la sopravvivenza economica. E poi però purtroppo ci si sono messi contro i carabinieri, perché un giorno mi ha chiamato il maresciallo, all'epoca non mi ricordo come si chiamava, di Faleria, e ci disse: ma voi non siete in regola con l'ufficio di igiene, io vi mando il controllo perché non avete l'allaccio alla fognatura. Allora io ho fatto presente che purtroppo la fognatura calcata non esiste, e lui disse: lo so, però voi dovete allacciarvi a questa ipotetica fognatura che poi comunque va a scaricare sulla rupe. Infatti non so adesso com'è la situazione, però ha calcato per anni e anni gli scarichi di tutti i bagni, andavano allegramente a finire nel fondovalle tramite dei tubi che scaricavano sulla rupe. E quindi questo locale io ce l'ho avuto in gestione, diciamo, dal 93 al 96 circa, e questo è successo poi alla fine del 96. E quindi praticamente io ho chiesto scusa, ma perché proprio noi dobbiamo essere in regola con questa cosa impossibile, gli altri attività, ristoranti eccetera eccetera? E la risposta che mi è stata impressa fu: perché voi fate musica, come se fare musica fosse, diciamo, un delitto, per cui andavamo puniti per questo. Quindi purtroppo di fronte a questa diciamo evidenza del fatto che ci volevano mettere i bastoni tra le ruote, che già avevamo avuto una chiusura perché c'era stato un crollo nel castello, e quindi i vigili del fuoco non ci hanno permesso di aprire per un periodo abbastanza lungo, ho abbandonato questa cosa perché
non era possibile, diciamo, andare avanti. Però per qualche tempo, per qualche anno, l'altro quando è stato un locale che consentiva anche a chi veniva a Calcata di ascoltare musica jazz di un certo livello e poi poter anche avere un'occasione di socializzazione che purtroppo nel territorio manca, tutto il territorio fino a Viterbo e tutta la Tuscia sono pochissimi, forse non esistono neanche dei locali jazz o dei locali, i locali comunque che fanno musica al vivo sono veramente pochi. E quindi ti ripeto, è venuto Massimo Urbani, un altro episodio molto divertente di Massimo Urbani, che chi lo conosce sa il suo carattere, no? Molto simile a quello di Charlie Parker, il suo idolo americano, il suo alter ego. Allora, siccome Massimo Urbani era uno che spesso e volentieri non aveva il sassofono, perché quando aveva un sassofono se lo vendeva per, diciamo, altri scopi, e quindi lui arrivò al locale e la prima cosa che disse disse "Hey man", perché lui parlava mezzo americano, no? Questo, "Hey man, ce l'avete un sassofono?" Quindi lui era arrivato, però non aveva il sassofono, quindi diciamo, il periodo prima del concerto siamo dovuti ingegnare a trovare questo sassofono, che poi fortunatamente l'abbiamo trovato e lui è riuscito a suonare come sempre in maniera veramente meravigliosa. E poi abbiamo fatto comunque concerti, ripeto, anche in ambito non prettamente jazzistico, per esempio è venuto a suonare anche un bluesman, Louisiana Red, nel periodo iniziale del club, e poi molti jazzisti e molti musicisti che hanno avuto la possibilità di esprimersi. Anche Alex Britti. Alex Britti, perché, ecco, un altro musicista molto importante da citare di Calcata è Roberto Ciotti. Roberto Ciotti ha abitato molti anni a Calcata, o comunque aveva questa casa che spesso nei weekend frequentava, e quindi insieme alla moglie Odette, i cui figli ancora vivono a Calcata, ha vissuto parecchi anni a Calcata. E Roberto Ciotti tutti lo conoscono, un grande bluesman, anche lui ha suonato all'altro quando, purtroppo è scomparso nel 2013. E io ho fatto anche un disco con lui in cui lui suona la chitarra su delle mie composizioni, insomma. E quello che tra i musicisti che bisogna ricordare assolutamente che hanno vissuto a Calcata, Roberto Ciotti, che è un grande bluesman scomparso nel 2013, il cui allievo Alex Britti, che era un allievo di Roberto Ciotti, venne anche a suonare all'altro quando. E questo è un disco che ho fatto con Roberto, Groovy Eye, in cui ci sono degli assoli di chitarra che lui ha messo su delle mie composizioni. E poi vorrei citare pure un altro musicista che ha suonato all'altro quando, che è Walter Maglioli, che è uno dei primi esploratori della world music. Negli anni 70 lui era lì del gruppo Actuala, in cui suonava il grande Trilo Gurtu, che appena arrivato in Europa venne arruolato negli Actuala, per 2 anni suonò in questa formazione. E Walter Maglioli ha proposto a Calcata dei laboratori, anche dei concerti riguardante la musica preistorica, in quanto lui ha fatto una ricerca molto approfondita sugli strumenti della preistoria, utilizzando canne, semi, piante, sassi e tutto ciò che poteva essere suonato appunto nell'ambito del preistorico. E ha fatto anche dei concerti nell'Opera Bosco, che è un museo a cielo aperto con delle sculture di Costantino Morosin,
che ospita anche eventi musicali e diciamo iniziative nell'ambito dell'ambiente naturale, che si fondono molto bene nell'ambiente naturale, proprio perché Calcata ha sempre ispirato i musicisti a un rapporto tra musica e natura molto stretto. Per esempio, ci sono stati molti musicisti e molte persone che si sono dedicate allo studio del didgeridoo, che è uno strumento australiano. Attualmente c'è Andrea Simone, che è uno dei principali virtuosi di canto armonico, che è un canto tibetano mongolo. E quindi, diciamo, è un luogo magico che ha sempre ispirato i musicisti a suonare in maniera, diciamo, armonica con l'ambiente, e quindi cercare di ricreare quei suoni naturali che costituiscono proprio il paesaggio sonoro di Calcata, che è questo piccolo gioiello protetto da questa valle che in effetti scenograficamente la Valle del Treia è scenograficamente veramente uno dei posti più belli che abbiamo nel Viterbese e forse anche in Italia.